Un saluto agli spettatori di Radio Telegallura. Ospite della serata è l'uomo pietra. Siamo con Pedro Pedras, amante delle pietre, amante della scultura e soprattutto un artista a tempo pieno, possiamo dire, Pietro. Sì, buonasera a tutti, come ben detto, a tempo pieno, finalmente sto dedicando la mia passione. Ecco, l'amore per la pietra, quando è nato? L'amore per la pietra è nata quando finalmente ho messo piede in Sardegna, quando finalmente abbiamo deciso di radicarci qui in quest'isola meravigliosa che mi appartiene. L'ossidiana, tu lavori soprattutto un po' tutte le pietre, ma l'ossidiana ha un valore particolare per te. Sì, la sua luminosità, i suoi colori, è calda, è il vetro, ci appartiene, no? In tutti gli oggetti, le caratteristiche che ha, che abbiamo in casa, comunque siamo circondati da questa meravigliosa pietra. Che cosa ti piace incidere nella pietra? Ma più che altro quello che mi passa per la mente è realizzare quello che al momento riesco a vedere, il colore, l'ispirazione, in base a al pezzo di pietra che ho tra le mani. Tu hai un legame, ho visto anche molti dei tuoi lavori, ti ricolleghi spesso e volentieri alle nostre tradizioni nuragiche. Sì, soprattutto. Ho due metodologie di lavoro. Una è riportare l'ossidiana al gioiello, quello che forse in antichità era quasi impossibile fare, forse qualche forma si è trovata, però anche la tecnica di scheggiatura che devo ancora affinare. Pietro, c'è qualcuno che ti ha insegnato quest'arte oppure sei un autodidatta? Completamente autodidatta, mi definisco un autodidatta, poi ovviamente saranno gli altri a definirmi se sono uno scultore o meno. Io non mi definisco uno scultore, però cerco di realizzare quello che vedo, quello che. Tu hai una storia particolare, sei un sardo che viene da Milano in Sardegna. Come Esatto, sì, mai un bel giorno questo rientro? mamma e babbo hanno deciso di veramente, o di andare in Sicilia o di andare in Sardegna, perché mia mamma è siciliana, e abbiamo deciso di venire in Sardegna tramite parentele, comunque la destinazione Questo richiamo della Sardegna, come mai? Che cosa ti lega era. alla nostra isola? E qualche piccolo viaggio natale tra parenti, viaggi così da piccolino, ho dei bei ricordi, il profumo, i colori della Sardegna, il mare, beh, ovviamente. Ci innamoriamo di queste cose. E tu da quanti anni sei in Sardegna? Io sono dal 91 in Sardegna, sì, sono già 22 anni e sembra di esserci da 2 mesi. E il tuo sogno nel cassetto qual è? Il mio sogno nel cassetto è morire in questa terra e cercare di sviluppare tutto quello che ho in mente, perché ho un sacco di bellissime cose, bellissime idee, sotto forma d'arte. Grazie, un piccolo ringraziamento. Adesso voglio ringraziare Gesuino perché comunque stiamo collaborando in un territorio che ci permette oltretutto di sviluppare una rete che non è solo arte, ma è anche cinema e tante altre cose. Una terra splendida, incontaminata. La ringrazio lui che mi sta dando anche questa opportunità di libertà, di lavorare. Tu sei un uomo legato molto, diciamo, al primitivo, alle cose naturali e sei un uomo anche dalle mani d'oro. Io ti ho visto all'opera non solo per quanto riguarda le pietre, l'ossidiana, ma anche proprio il costruire. Per esempio, ho visto che di recente hai costruito una capanna, addirittura, questo vorrei che lo dicessi e spiegassi meglio di me, legate al riciclo e al recupero di tutto ciò che noi buttiamo in questa società dei consumi. Esatto, in questa società, come ben detto, la società del consumismo, perché è il totale consumismo, l'incoscienza alla fine, parliamo di incoscienza della gente. Noi continuiamo comunque per questa strada anche per cercare di capire che la plastica è nociva, il cemento è nocivo, lo sappiamo ben tutti, non siamo qui ad elencarlo. Sto cercando di costruire un villaggio dove c'è un territorio che è ancora sano. Non è stato Contaminato. contaminato. Un villaggio, riproducendo un villaggio con semplicemente delle palme, dei palleti di riciclo, del legno, materiali ecocompatibili, che non diano, che non turbano né l'occhio né la mente, né, che non frustrino, cioè frustrino
l'essere umano, nel senso, Tu hai in questo costruito, caso. a parte una capanna, diciamo che poggia in terra, ma hai costruito anche un'altra capanna direttamente sugli alberi. Su un Quanto, albero. come hai fatto a fare questa... Niente, come ti ho già detto, sono un'autodidatta, cioè quello che mi salta, cioè l'opportunità che mi ha dato Gesuino è questa, di sviluppare le mie idee su quello che vedo, su quello che riesco comunque a realizzare, e lo faccio da solo, spontaneamente da solo. Cioè una capanna nell'albero, ad esempio, è una cosa che tutti i bambini comunque hanno sempre sognato, hanno salito su un albero, su una scala in legno, cioè costruito a mano, legata con una semplice raffia, è molto bella, sempre con materiale di riciclo, ovviamente. Tra tutte le cose che hai fatto, qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione? Per quanto mi riguarda, mi ha sempre dato dal piccolo ciondo, come quello che vedete al mio collo, che è una cosa che appartiene a me, una cosa un po' astratta, è un'ossidiana particolare, all'evento che c'è oggi al Museo di Lourdes, come voglio ribadire, forse l'ha già accennato Gesuino, oggi ci sarà, io ho fatto una scultura in aghilterro, alta 2 metri, da un albero che è del territorio della tenuta di Gesuino, l'ho riportato in vita, un legno che ormai forse aveva più di 50 anni, e ho realizzato la Dea del Vento che è installata adesso al museo, che tra Pietro, qualche... se qualcuno fosse interessato ai tuoi lavori, cosa deve fare per rintracciarti? Per rintracciarmi mi farebbe piacere, c'ho un contatto su Facebook, ovviamente, ma mi farebbe piacere contattare in diretta la persona, guardarla negli occhi e farle toccare con mano la materia, perché la cosa principale è dobbiamo toccare la materia per sentirne l'essenza. E può venire a Benalonga, che si trova tra Porto Rotondo e Marinella, e siamo aperti a tutti, cioè, non ci manca niente, è una cosa meravigliosa, non ho altro da aggiungere. Molto... Grazie Pietro. Prego, grazie a voi.